questa Bibbia che ci è stata prestata dalla Biblioteca Angelica di Roma ha una curiosità. Questa edizione, infatti, è stata stampata in 4 lingue diverse. Ci sono testi in ebraico, in greco, in latino e anche in aramaico. È un'opera colossale fatta di 8 volumi, e questo è solo uno di questi 8 volumi. Ma le pagine della Bibbia corrono su 2 livelli. La Bibbia è un testo sacro, religioso, di fondamentale importanza, e a questo proposito dopo di noi ci sarà un approfondimento in studio con alcuni esperti. Ma la Bibbia è anche un libro di storia, forse uno dei più antichi che conosciamo. Grazie alle sue pagine, infatti, è possibile conoscere delle civiltà antichissime, civiltà come i babilonesi, gli assiri o i sumeri, e conoscere anche delle vicende della storia che altrimenti sarebbero state cancellate dal tempo. Ed è proprio quello che faremo noi questa sera. Grazie agli scavi, alle scoperte degli archeologi, scoperte a volte importantissime, come i famosi rotoli del Mar Morto, ebbene, grazie a questi scavi e queste scoperte cercheremo di andare a ritroso nei secoli, seguendo il sentiero dei miti e delle vicende della Bibbia. Siamo nel 586 a.C. Le armate di Nabucodonosor, re di Babilonia, calano su Gerusalemme con la collera di un dio irato. Mancano ancora quasi 6 secoli alla nascita di Cristo. I romani non sognano neppure l'impero. La Bibbia descrive l'attacco dei babilonesi. Le case vengono saccheggiate, il tempio di re Salomone viene dato alle fiamme ed è completamente distrutto. Oggi le mura ricostruite che circondano Babilonia sono marchiate con il nome di Saddam Hussein, ma un tempo sui mattoni c'era un altro nome, quello del re Nabucodonosor. Era una terra dalle molte divinità e dagli idoli pagani, un luogo di nascita poco probabile per uno dei più sacri testi. Eppure la grande diversità di Babilonia forniva le condizioni ideali. Fu qui che la Bibbia diventò un libro. Minacciati da una schiacciante nuova cultura, gli scribi ebrei cercarono disperatamente di conservare e di rendere più solida l'identità ebraica. Nel corso di 3 generazioni trascorse in cattività, gli scribi misero insieme la tradizione orale di Israele, nuovi scritti e sacri testi, tutto in un unico manoscritto. Ma mentre i libri della Bibbia si andavano formando nel corso del lungo esilio, la cultura babilonese avrebbe influito profondamente sul lavoro degli scribi ebrei. Alla fine, la Bibbia avrebbe rispecchiato storie e tradizioni babilonesi e anche di più antiche civiltà mesopotamiche. Gli ebrei non potevano ignorare facilmente la fiorente cultura e i grandi monumenti di Babilonia. I suoi templi erano fra le più grandi costruzioni del mondo antico. Gli Assiri possedevano gli eserciti più implacabili di tutto il mondo antico. Nella Bibbia sono il simbolo perfetto di una sanguinosa tirannide e di un'oppressione spietata. La Bibbia narra che 100 anni prima che Nabucodonosor portasse in esilio a Babilonia gli ebrei, il re assiro Sennacherib attaccò le terre di Israele. Nel secondo libro dei re la Bibbia dice: guardate cosa hanno fatto alla nostra terra i re d'Assiria, l'hanno completamente distrutta. Quando la città di Roma era ancora agli albori della sua storia, la Siria era il più grande impero del mondo. Per oltre un millennio si seppe ben poco della civiltà assira. Anche la sua grande capitale, la città di Ninive, era sconosciuta al mondo moderno. Poi, nel 1852, queste desolate rovine furono esplorate dall'archeologo inglese Austin Henry Layard. Qui, in Iraq settentrionale, Layard trovò il palazzo reale di Ninive, un tesoro della civiltà assira ancora intatto. Scavando gallerie come un minatore, Layard scoprì grandi tori alati sulle porte, un'arte spettacolare, nascosta da un millennio. Questo importante passo avanti affascinò tutto il mondo. Ninive era un'altra città menzionata nella Bibbia. Era un'ulteriore conferma dell'attendibilità storica della Bibbia. Nell'anno 701 a.C., il re Sennacherib e il suo esercito partirono attraversando il deserto diretti verso il Mar Mediterraneo. Gli audaci assiri erano decisi a conquistare tutto ciò che incontravano al loro passaggio.
le città dei giudei, compresa Gerusalemme e il suo re ribelle, Ezechia. Dalla capitale, Gerusalemme, il re Ezechia aveva capito che un attacco degli Assiri era inevitabile. Fu una gara contro il tempo. Fece fortificare la città e ordinò di scavare un acquedotto sotterraneo sotto Gerusalemme. Era un tentativo disperato di proteggere l'approvvigionamento idrico della città in vista di un assedio. Il piano di Ezechia funzionò. La Bibbia ci dice che Dio salvò Ezechia e Gerusalemme dalle mani di Sennacherib e il re della Siria tornò vergognoso alla sua terra. La versione del conflitto data da Sennacherib fu trovata su di un prisma d'argilla a Ninive. Corrisponde perfettamente alla storia della Bibbia, fin nei minimi particolari. C'è solo una contraddizione sull'esito della guerra. Nella versione di Sennacherib, Ezechia è rinchiuso a Gerusalemme come un uccello in gabbia, ma secondo la Bibbia le armate assire sono state respinte dalle mura di Gerusalemme. Si tratta forse del primo esempio di versioni contrastanti.